La trasmissione è offerta da... Bene, ingegner Nalli, direttore generale divisione Automobili Italia della Suzuki, da 2 anni, il cui compito è introdurre i nuovi modelli della Suzuki sul mercato. Ci tracci brevemente intanto la storia di Suzuki Auto e i suoi tratti distintivi dalle altre storiche case automobilistiche giapponesi. Bene, parto da lontano, ma poi velocemente ci avviciniamo all'oggi. Sì. Suzuki ha più di 100 anni di storia. Abbiamo infatti iniziato le nostre attività e iniziato il cammino di innovazione addirittura nel 1909. Le prime macchine sono arrivate molto dopo, quindi nel 54, e in Italia nei primi anni 80. Tutti ricordiamo, credo, le Suzukine, i primi samurai, le fuoristrada, sì, mitiche ormai, che abbiamo presentato al tempo e misero in imbarazzo molti fuoristrada molto più potenti. Ecco, quella è stata la prima immagine di Suzuki in Italia, che è un'immagine che abbiamo tenuto di affidabilità, di buone prestazioni, al contempo di compattezza delle dimensioni e leggerezza, cosa che porta a costi di esercizio, compresi i consumi, certo, molto contenuti. Sì. Ecco, siamo quindi conosciuti per questo, ma c'è un aspetto per cui non tutti gli italiani ci conoscono. Noi siamo i leader mondiali delle vetture, delle city car, delle vetture compatte, delle piccoline che vendiamo in numeri spropositati sui mercati asiatici. Sì. E questo ci permette di avere accumulato molta esperienza nella costruzione di vetture piccole, compatte, come dicevo, costi da esercizio contenuti. E nel mercato italiano, che oberato dalle macchine, diciamo così, perché forse l'Italia è uno dei paesi al mondo con la più alta percentuale di automobili per abitante, soprattutto in città come Roma o come Napoli, la Suzuki attraverso i suoi modelli da città chiaramente è leader nel nostro paese. Sì, noi abbiamo una gamma di 3 modelli, partiamo da una city car, una vera e propria city car, per i più esperti 3,5 metri, quindi proprio tra le più piccole, che sì, si chiama Alto, poi sì, passiamo alla Splash, che cresce di 20 cm, altri 15 cm per arrivare a Swift. Noi la chiamiamo un po' la City Generation, è la risposta alla trend attuale di andare su scelte intelligenti, razionali. Anche il mercato italiano si sta spostando sulle scelte pensate, ripensate e razionali. Devo dire che il nostro cliente, se mi permette, fa una scelta intelligente, costi e conti alla mano. Sì. Quindi la Splash, tra le auto che ha citato poc'anzi, è l'ultima arrivata. E quali sono le sue particolarità? La Splash è la nostra piccola monovolume. È una vettura non piccola come una city car, perché comunque la macchina non deve deludere quando poi ho bisogno di quel po' di bagagliaio, certo, e quando ho bisogno di trasportare i figli, portarli a scuola, portarli in palestra. Però allo stesso tempo è una vettura che si parcheggia molto, molto più facilmente delle normali cittadine. A proposito di parcheggiare, proprio adesso la Splash è fornita con i sensori di parcheggio inclusi, quindi un piccolo lusso al quale una volta provato è difficile rinunciare. È una 1000 o 1200, tutte e due motori potenti, 65 e 94 cavalli, il 1000 addirittura è approvato per neopatentati. E sì, come da nostra tradizione, l'equipaggiamento è molto completo, noi abbiamo listini corti, c'è veramente poco da aggiungere perché c'è già tutto. Quindi, per esempio, per la 1000 noi abbiamo i 6 airbag, l'ASP, il climatizzatore, i cerchi in lega, i fendi, insomma non vado avanti per una lista lunghissima, sotto i 10.000 euro con rottamazione. Questa è Splash, questa è
la risposta a chi vuole una macchina piccola, ma non troppo piccola, però che sia facile, bella, comoda, sicura, perché ha la guida un po' alta, no? Come piace un po' a tutti guardare lontano, ci sta dando molte soddisfazioni. Quindi è un pubblico, un mercato italiano che, come diceva lei prima, si sta orientando sempre di più per questo tipo di auto che in città, con un traffico possiamo dire esagerato, sono molto più comodi rispetto magari a dei SUV che occupano molto spazio. Beh sì, lo spazio sta diventando una risorsa scarsa. Noi siamo specialisti perché, essendo provenendo proprio dal mercato giapponese, dove lo spazio è un vero lusso, sappiamo esattamente che cosa significa tenere tutto lo spazio all'interno e sprecarne poco fuori. Sì. Quindi lei è da 10 anni in Suzuki e quindi è cresciuto lei insieme alla sua azienda. Che momento è questo per il mercato italiano dell'auto? Beh, il mercato italiano in questo momento, i dati non ci parlano di un mercato particolarmente brillante, anzi, certamente abbiamo vissuto momenti migliori anche di recente, anche solo nel 2009, grazie a alcuni aiuti, ecco, che sono arrivati a livello di incentivazioni, c'è stato un mercato frizzante, adesso un po' meno, però siamo abituati, il mercato, tutti i mercati hanno andamenti un po' così a onda, un po' in alto, un po' di domanda frizzante e poi dei momenti di domanda carente. Io credo che gli italiani abbiano ancora voglia di cambiare la macchina e voglia di emozionarsi guardando una macchina. Certo. Noi li stiamo stimolando cercando di proporre modelli nuovi e tecnologie nuove. E in questi ultimi anni si sta sempre cercando in maniera molto più insistente di trovare delle fonti di alimentazione alternativa per le auto, come l'alimentazione elettrica o a metano. Suzuki in questo senso come si sta muovendo? Il fenomeno del GPL e del metano è un fenomeno che è stato molto interessante, ma è stato limitato al mercato italiano in tutta Europa e forse limitato anche ad un paio d'anni di vero e proprio boom. Anche se l'alimentazione a GPL, su cui noi siamo preparati, possiamo fornire con installazione aftermarket l'impianto sulla nostra intera gamma, ma anche se noi siamo preparati, devo dire che in questo momento la domanda è un po' carente. Ci stiamo spostando a livello di ricerca su alimentazioni alternative, certamente sì. Stiamo sviluppando, inizialmente sarà per il mercato giapponese, ma noi speriamo di averla anche per il mercato europeo, la Swift elettrica. È una macchina elettrica in tutto e per tutto che può essere ricaricata non solo con la presa di corrente, ma anche con un piccolo generatore che è già ospitato a bordo della vettura. Quindi una soluzione molto ingegnosa che permette di non dipendere dalla disponibilità della rete elettrica. Ancora guardando più in là nel futuro, stiamo sperimentando le macchine e anche gli scooter a celle combustibile, che significa che bruciamo, che consumiamo, per meglio dire, solo l'idrogeno. Sì. È un po' difficile da tenere nel serbatoio l'idrogeno, però è una risorsa ampiamente disponibile in natura. E una risorsa disponibile in natura, ma qual è il futuro sotto questo punto di vista dell'auto? Cioè, si riuscirà ad affrancarsi dal petrolio un giorno senza aspettare che finisca? Beh, la mobilità è un bisogno primario, se ne siamo privati sicuramente lo sentiamo e lo percepiamo tutti, quindi sicuramente dovremo garantire a ognuno di noi di potersi muovere liberamente. Conosciamo il petrolio come una risorsa limitata che prima o poi finirà e man mano che ci avviciniamo a quel momento noi stiamo investendo in tutte le direzioni perché non è chiaro oggi quale sarà la direzione dell'auto del futuro, quindi dobbiamo essere pronti in tante direzioni diverse. Quanto ha influito e quanto potrà influire ancora in futuro, soprattutto dal punto di vista delle forniture, dei ricambi dalle case madri, quanto è successo in Giappone? Guardi, la tragedia che è successa
nel mese di marzo in Giappone, innanzitutto ha dimostrato una cosa, che il popolo giapponese sa reagire con una straordinaria dignità e velocità agli imprevisti e in questo caso ai tragici imprevisti. Questo innanzitutto. Noi siamo stati, diciamo la verità, fortunati, perché le nostre fabbriche sono molto molto lontane dall'area maggiormente interessata. Ciò che ha condizionato in parte le nostre programmazioni è la logistica, la difficoltà di trasportare i pezzi da un luogo all'altro, più che problemi veri e diretti alle nostre fabbriche. Stiamo cercando di compensare un po' con quello che avevamo già nelle nostre case, nei nostri piazzali e nelle case dei nostri concessionari, quindi siamo riusciti a compensare. Qualche ritardo ci sarà, la pazienza in questo caso, visto quello che è successo, credo che possiamo ottenerla dal mercato, ma presto ritorneremo ad una situazione di sostanziale normalità, grazie, come dicevo, ad una velocità straordinaria. Sì. Io ho visto alcune fotografie di un'autostrada rifatta in meno di una settimana, una cosa sbalorditiva. L'efficienza, la notoria efficienza giapponese, insomma. Sì, è vero, in questo caso l'abbiamo vista tutti. Sì. Io la conosco, ma perché ci lavoro, ma in questo caso è stata sotto gli occhi di tutti. Senta, concludendo, che obiettivi si è posta la sua azienda, la Suzuki, e lei in particolare anche, per questo 2011? Il 2011 è un anno, come dicevamo prima, un po' così depresso sotto l'aspetto della domanda. La nostra gamma si rivolge soprattutto al mercato dei privati. E sul mercato dei privati, noi intendiamo migliorare e crescere con la nostra quota di mercato, quindi stare vicino ad un 2% della quota di mercato sul mercato dei privati. Questo è il nostro obiettivo. Ci sono delle novità in vista? Usciranno dei modelli nuovi nel prossimo futuro dalla Suzuki? Certamente sì, non ci possiamo aspettare di rallentare o di attendere tempi migliori, è il momento di investire in modelli nuovi, quindi avremo un modello nuovo già entro l'anno che sarà la versione sportiva della nostra best seller, che si chiama Swift, una piccola bomba di prestazioni ma in un corpo vettura molto equilibrato, una campionessa di prestazioni ma in un abito elegante. La vedremo molto probabilmente entro la fine dell'anno e poi a seguire negli anni futuri, ma magari ci risentiamo per questi. ce lo auguriamo. Ingegner Massimo Nalli, direttore generale divisione automobili Italia della Suzuki, io la ringrazio e la saluto. Io ringrazio lei. Grazie mille. A risentirci. La trasmissione è stata offerta da...